Antonio per tutti ragazzi, bentornati su Sfide Impossibili! Qui con noi oggi ci sarà anche Mister... Rabo! Eccomi qua, qualcuno mi ha chiamato! Benissimo, anche Rambo è con noi signori. Andiamo, partiamo subito perché la sfida impossibile di oggi è una sfida che si è inventato Rambo stesso e andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Vai! Ehi re, lo sapevi che fra poco creperai con una nuova pozione? Black, sei tu! Non mi fare incazzare anche questa volta! No, 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 non ti faccio arrabbiare, veramente, non voglio farti arrabbiare. Ti sto dicendo che lo sai che c'è una nuova pozione che può veramente farti male? Ti può avvelenare, lo sai? Black, se questo è lo scherzo, io ti giuro che ti... Ok, ok, basta, basta, basta. Ok, scusami, Barbar. Scusami, scusami, re. Andiamo dalla regina, vediamo che dice. Regina, 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 regina. Regina. Sì, sei tu, Mr. Dolce Black. Oh, veramente sono Rambo, ma vabbè, uguale. Andiamo avanti. Sono io, volevo avvisarti che c'è una nuova pozione chiamata Siveleno che può ucciderti, quindi stai attenta, ok? Grazie tesoro. Va bene ragazzi, partiamo, partiamo. Allora la sfida impossibile di oggi sarà andare a uccidere uno dei reali con almeno 11 pozioni, non è vero, con 9 pozioni veleno, perché 11 non ce l'abbiamo, perché servirà la fabbrica almeno di livello 3, credo. Allora, troviamo un reale di livello basso, la regina al 3 dovrebbe andare più che bene, e gli scarichiamo ben 9 pozioni. Ma prima di fare questo ragazzi, allora, facciamo una cosa, fermiamoci tutti. Se riesce Mr. Rambo a distruggere la regina, io vinco e i fan perdono, ok? Quindi, sotto con i like, arriviamo anche a questa sfida, 10.000 like come le sfide precedenti. Per chi si fosse perso tutte le precedenti, andate sotto a cliccare, perché almeno vi sparate tutte le sfide più impossibili, mai penetrabili. So che c'entra, ma va bene uguale. Illuminati confirm, mettiamoci qualcos'altro che non c'entra un cazzo, tipo swag. Ok? Bene, partiamo. Ci siamo. C'è la musica giusta. Sì, la sento. Mamma mia. La sento. Vai, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Partiamo con le 9 pozioni veleno. Vai, dove vai? Una. Avvelenati. 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 Prima pozione andata, signore. Ce la possiamo fare. Attenzione, ce la possiamo fare. La vedo molto dura, la vedo molto dura. Ma potrebbe, perché no? Potrebbe. Altre due, vai così che il veleno subentra, penetra in profondità. La vita, punti vita perdono, calano quelli della regina. Ragazzi, stiamo arrivando, altre 6. Secondo voi ce la facciamo? Sotto con i commenti, vai, tutto in live, ce la facciamo? Ancora un'altra. La prendo, ancora un'altra. Ok, basta così, anzi, diamo un'altra, vediamo se si accumula il potere. Basta così. Nel frattempo la vita della regina cala, attenzione, sfide impossibili, ragazzi, ce la possiamo fare, vediamo se... È accumulativa, sì, si accumula il potere, ma non riusciamo. Ultima, dubito fortemente che riusciamo. Bene. Abbiamo tolto praticamente... tre quarti vita? Sì, dai. Bene ragazzi, la sfida di oggi finisce qua. Non ce l'abbiamo fatta. Non era facile ragazzi, anche perché era la pozione di livello 1. Quindi se spolliciamo, arriviamo a 10.000, vi porto il test con la pozione livello 2 e andrò ad uppare la fabbrica degli incantesimi, in maniera tale che poi dal prossimo episodio riusciamo a vedere la pozione di livello 2 con uno spazio o due spazi in più. Dovrebbe essere uno spazio in più di, anzi due spazi in più. Quindi ragazzi, spolliciate,
tanta guagna per tutti. Se vi è piaciuta la sfida, commentate qui sotto. Poi, quando avremo sbloccato la pozione di livello 4, potremo anche andare a permetterci di andare a rompere il culetto a Rebarba. Tanta guagna per tutti e al prossimo feed. No, no, non è il prossimo video. Che cazzo dici, Black? Che cazzo dici? Alla prossima sfida impossibile. Tanta guagna per tutti. Ciao.